Seconda gara della serata tra Pasticceria Chiodi Mariano Comense, Minola SRL, Carpenteria e Legno, Castiglione d'Intelvi. Passa in vantaggio la Pasticceria Chiodi con un tiro di Baldan che raccoglie una deviazione della traversa e firma l'1-0. A pareggiare per Minola ci pensa Gioele Moreno con un piattone da distanza ravvicinata. Non passa neanche un secondo però perché la Pasticceria Chiodi ritorna in vantaggio direttamente dalla battuta a centrocampo. Pasticceria Chiodi che prova la lungo rubando palla sulla tre quarti e siglando il 3-1. Minola accorcia le distanze con un tiro da fuori che supera Comi. Il 3-2 però dura pochissimo perché Chiodi allunga ancora con una bellissima azione di squadra. Il secondo tempo inizia con un gol di Cristian Talò su assist di Baldan per il 5-2 provvisorio. Non passa tanto tempo però che con un missile su punizione Minola accorcia le distanze. Riccardo Capogna con una bella girata beffa Comi per il 5-4. Capogna ancora con un'azione individuale porta al clamoroso pareggio per Minola. Delle fave però non ci stacco e con un tiro da fuori riporta in vantaggio la Pasticceria Chiodi. L'allungo Chiodi arriva con Andrea Garbero 7-5. C'è tempo anche per l'8-5 di Pontigia che sarà anche il risultato finale della partita.